It's the final day. Stay in bed, drift away. It could have been our songs in the street. It was nearly complete. It was nearly so sweet. And now I'm singing three lines on the shirt. Jewels remain still gleaming. About football coming home, and then one night in Rome, we were strong, we had grown, and now I see it's ready for war, guys are good as before, share a certain to score, and psycho screaming, three lines on the shirt, jewels remain still gleaming. Come fai te? Nano, nano, la tua mano.
Buon pomeriggio da RadioRomaFutura.it, dalla redazione di Montesagro, Massimo Cante che vi parla, Club de Football, calcio mercato. Ovviamente non c'è solo il calcio mercato oggi nel sommario della nostra puntata. Oggi è 14 agosto 2014, festivo ovviamente, prima della festa di Ferragosto, festeggiata in tutto il Mediterraneo ovviamente. Ma carne al fuoco ce n'è tanta, anche perché domani sì, è festa, ma insomma ragazzi, domani si allenano, i club si allenano. C'è chi è la vigilia dell'inizio del campionato, come in Inghilterra, quindi perché inizia sabato la Premier, e chi invece si allena per la prima volta con la camiseta del suo nuovo club dopo i primi 50 giorni di squalifica. Parliamo di Luis Suarez. Perché il primo punto, come apriamo questa trasmissione, è con questa notizia. Oggi il TAS alle ore 15, il Tribunale Amministrativo Sportivo che è a Losanna in Svizzera, ha sentenziato che l'attaccante charrua uruguaiano del Football Club Barcellona, Luis Suarez, gli viene mantenuta la sanzione iniziale e quindi la squalifica iniziale, quella di 9 partite con l'Uruguay, ben 4 mesi di stop con il proprio club, però gli viene tolta quella che sicuramente era la grande ingiustizia, cioè quella di non poter andare in nessun evento sportivo, quella di non potersi allenare con i suoi compagni, quella di essere fuori dal mondo sportivo, e che quindi da domani ore 9:30 a San Juan de Despi, dove c'è la città deportiva del Barça, appunto si potrà finalmente alle ore 9:30 allenarsi Luis Suarez con la camiseta blaugrana e con Luis Enrique e tutti i suoi nuovi compagni, da Messi a Neymar. Ovviamente lunedì alle ore dalle 18 in poi fino alla sera, come tradizione,
per il trofeo Juan Gamper, la festa del socio del Barça, la festa del Barça ovviamente verrà presentato a tutta la fizio blaugrana. Però purtroppo diciamo noi, perché sia obiettivamente che paracorazon, per il mio cuore blaugrana, insomma, ci sembrano 4 mesi di squalifica veramente tanti. Però questo è, e bisogna andare avanti. Intanto importante è che la vera ingiustizia, quella di non potersi allenare con i compagni, è stata tolta. Ovviamente io ho seguito tutto il giorno la situazione sui social network e sulle radio catalane. Cioè, insomma, il tifoso classico di Barcellona se la sta prendendo con la mano lunga del Madrid, ma insomma non credo che ci sia dietro questa conferma. La mano lunga del Real Madrid ci potrebbe essere, però il solito contenzioso tra Real Madrid e Barcellona, che va avanti da più di un secolo. Perché andiamo a prenderlo proprio perfettamente, l'articolo su, appunto, su Mundo Deportivo. Perché la squalifica è cominciata il 24 e dovrebbe terminare, appunto, è cominciata il 25 giugno e dovrebbe terminare il 24 di giugno. Questo non è stato direttamente specificato dal TAS, che non ha inserito date, ma bensì ha confermato i numeri, e ovviamente la caverna mediatica madridista è già all'opera su AS, sulla radio della Cope, a Telemadrid. Si dice che se verrà anticipato il classico dal 26 ottobre al 25, che si dovrebbe giocare a Santiago Bernabeu, Madrid-Barça, Luis Suarez non può giocare. Questa è la pressione che già è cominciata un minuto dopo la conferma della sentenza di squalifica. È cominciata l'attacco della caverna mediatica madridista nei confronti del fatto che se si gioca di sabato Luis Suarez non può giocare. Di contro i giornali catalani, come il Mondo Deportivo, dicono totalmente il contrario. Chissà se per questa diatriba si dovrà tornare di nuovo al TAS. Il TAS ha dato i giorni, ovviamente, non le date, da quello che leggiamo. Però insomma, hanno ragione, da torto marcio la caverna mediatica, che ovviamente sta facendo le sue solite pressioni, che sono cominciate ovviamente questa mattina. Perché come abbiamo messo in un post su Facebook, sulla Peña